Allora, buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, però purtroppo, insomma, mi hanno detto, cioè, Google Maps, poi uno si fida, mi aveva portato da un'altra parte, ma una signora molto gentile mi ha detto, no, guardate che in realtà mi dovete fidare più di me che di Google Maps, e questa è un'ennesima prova che è un po' bella. Allora, io ringrazio prima di tutto Cosimo per l'invito, perché mi fa sempre piacere, insomma, confrontarmi anche al di fuori del mondo universitario, dell'ambito universitario. Insomma, io lo faccio tutti i giorni quasi con i miei studenti, e quindi è chiaro che ho una visione della realtà diversa, e invece in questa occasione chiaramente io esco fuori dall'ambito universitario, e quindi mi fa molto piacere essere qui questa sera. E di che cosa vi devo parlare? Vi parlo di un argomento che io, bene o male, adesso sono 30 anni, insomma la mia età è quella che è, sono 30 anni che io insegno diritto regionale degli enti locali all'Università della Calabria. E sono 30 anni che seguo l'evoluzione delle regioni, e vi devo dire che, a parte, insomma, diciamo, il periodo di insegnamento, ho sempre pensato che la scelta dei nostri, una volta dicevamo solo padri costituenti, adesso diciamo padri e madri costituenti, perché c'erano anche delle donne nell'assemblea costituente, di avere uno Stato regionale, perché l'Italia è questa, dopo la Costituzione, dopo, diciamo, la Seconda Guerra Mondiale, si decide per l'istituzione di uno Stato regionale. Faccio questa premessa, soltanto questa premessa iniziale, poi andiamo all'argomento, diciamo, di questa sera. E la scelta di uno Stato regionale è stata una scelta lungimirante. Io di questo ne sono convinto, lo dico sempre ai miei studenti, mi confronto con i miei colleghi, alcuni miei colleghi, vi devo dire, non dell'Università della Calabria, ma in genere anche altri fuori, sono meno convinti di me. Io sono invece un profondo regionalista, sono un europeista, sono un regionalista, però vi devo dire tutto, quindi sono a favore dello Stato regionale, delle regioni. E però vi anticipo quello che vi dirò dopo. Io sono assolutamente contrario al disegno di legge che è stato approvato agli inizi di febbraio, il cosiddetto disegno di legge Calderoli. E cercherò di motivare questa mia, diciamo, contrarietà, che si scontra un po' con la premessa che vi ho fatto. Io sono un convinto regionalista perché sono convinto che avvicinare il potere, i compiti, le funzioni, le amministrazioni ai cittadini, quindi avere uno Stato decentrato e non uno Stato accentrato, è non solo una garanzia di democrazia, ma anche una garanzia, no, poi questo non lo posso usare, perché purtroppo viviamo in Calabria, quindi in alcune parti del territorio non è così, però è anche un tentativo di fare in modo che i servizi che si rendono alla cittadinanza siano veramente più vicini, più adeguati alle esigenze della cittadinanza. Perché ho detto all'inizio una garanzia per la democrazia? Io lo dico sempre ai miei studenti e lo dico pure a voi. Pensate, come mai, pensiamo solo all'Europa per non andare molto, diciamo, molto lontano, come mai i tre stati in Europa che avevano subito la dittatura, l'Italia, il fascismo, la Germania, il nazismo, la Spagna, il franchismo, questi tre stati hanno deciso di avere degli stati federali come la Germania e regionali come l'Italia e la Spagna. E qui dovrei andare un po' oltre, ma non ve la voglio fare lunga, perché l'argomento di questa sera è soprattutto il disegno di legge Calderoli,
Io e i miei studenti invito sempre a leggersi, diciamo, i padri costituenti, perché allora erano solo padri costituenti, della Costituzione americana, quando hanno deciso nel 1787 di istituire, di approvare la Costituzione americana, dissero: guardate, se c'è uno Stato federale è molto difficile che ci possa essere un colpo di Stato, ci possa essere la presa del potere da parte di un dittatore. Siamo alla fine del Settecento, quindi. Però, tranne Donald Trump, che ci aveva provato il 6 giugno, il 6 gennaio del 2021, in realtà così è stato. Negli stati regionali, negli stati federali, il potere è diluito, è diviso, e quindi da un certo punto di vista è una garanzia di una maggiore, della tenuta dello Stato democratico. Che poi ci possono essere stati federali illiberali, stati regionali illiberali, questi ci possono essere, ne abbiamo, adesso ho accennato prima a Donald Trump, ma pensate al Brasile di Bolsonaro, che il Brasile è uno Stato federale, ma nonostante tutto Bolsonaro aveva cercato di dare una torsione illiberale. Ma veniamo all'Italia, veniamo al nostro argomento, non voglio dilungarmi su queste cose. E quindi io ritengo che la scelta del 1948 di avere uno Stato regionale e di decentrare i poteri, di spostare i poteri dal centro verso il basso, verso la periferia, verso i territori, di fare in modo che i poteri decisionali non siano soltanto a Roma, per l'Italia, concentrati al centro, ma siano anche nei territori. Quella scelta io ritengo che, e che poi trova, come dire, un momento costitutivo nell'articolo 5 della Costituzione. L'articolo 5 della Costituzione per la prima volta nel nostro ordinamento, quindi nel nostro sistema istituzionale, introduce il principio dell'autonomia e del decentramento. Dopodiché, negli anni, come dire, l'istituzione delle regioni non è avvenuta subito dopo la Costituzione, è avvenuta più tardi, in Calabria è avvenuta come è avvenuta, quando è nata la regione, purtroppo abbiamo avuto la guerriglia civile a Reggio Calabria, però insomma, e quello ha pesato molto. Ha pesato molto sul quando noi ci chiediamo come mai la regione Calabria non funziona bene, andiamo a vedere che è successo nel 1970 e vediamo la spaccatura che c'è stata. Ma spaccatura è un termine molto tranquillo, perché c'è stata la guerra civile nel 1970, la guerriglia civile nel 1970 a Reggio Calabria. Però, in un certo senso, quelle regioni rappresentavano una novità per l'Italia, perché in Italia ci sono sempre stati i comuni, e quindi non devo andare molto indietro nel Rinascimento, le province c'erano, ma mancava questa anello, mancavano le regioni, e i nostri, l'Assemblea Costituente ha deciso di avere delle istituzioni territoriali con potere legislativo. Ed è chiaro che nel momento in cui si costituiscono le regioni, bene o male ci si aspetta delle differenze tra regione e regione, altrimenti si decide tutto dal centro. Ci sono i prefetti, che sono, come dire, i rappresentanti del governo sul territorio e attuano, diciamo, le decisioni che vengono prese dal centro. Poi tenete presente che il regionalismo italiano, quindi le regioni, nasce come regionalismo differenziato. A due passi da qui c'è la Sicilia, che è una regione a statuto speciale, e quindi non è, come dire, non ha gli stessi poteri, anzi ne ha molto di più, la capacità finanziaria della Calabria e di tutto il resto. Quindi il nostro regionalismo nasce come regionalismo differenziato, e fece una scelta anche lungimirante questa delle regioni speciali, perché altrimenti, come dire, le tendenze secessioniste in Sicilia o in Trentino Alto Adige sarebbero andate avanti, invece sono state ammortizzate.
però vado un po' più, più vicino a noi, perché lo diceva prima Cosimo, noi oggi parliamo di una norma che nella riforma del 2001, del titolo quinto della Costituzione del 2001. Perché questa riforma del titolo quinto della Costituzione, su cui, ripeto, anche alcuni miei colleghi sono un po' perplessi, e io invece no, sono molto a favore del titolo, della riforma costituzionale che c'è stata nel titolo quinto, nel 2001, la riforma del titolo quinto. Perché l'Italia in quel periodo, in periodo adesso, insomma, mai come questo periodo, perché questo periodo veramente, come ha detto qualcuno, insomma, una crisi si aggiunge ad un'altra crisi. Abbiamo avuto la crisi sanitaria, l'emergenza sanitaria, la guerra, poi questi ultimi fatti che diceva prima Cosimo, la crisi ambientale, insomma, quindi veramente viviamo un periodo, viviamo nella società del rischio. C'era un sociologo, Ulrich Beck, che diceva ci dobbiamo abituare a vivere nella società del rischio, e abbiamo veramente, corriamo molti rischi, e li vediamo, li tocchiamo con mano. E perché nel 2001 si fece questa riforma della Costituzione? Cambiò tutto il titolo quinto, nel senso di un, come dire, di un decentramento, quindi di uno spostamento di poteri ancora maggiore verso il basso, verso le regioni e verso i comuni. Non nomino più le province perché, diciamo, con la legge del Rio, la famosa legge del Rio, che forse mo si ritorna indietro, le province sono state svuotate, queste, insomma, nel 2014. Però nel 2001 ci fu questa riforma costituzionale molto spinta. E io ai miei studenti dico: leggetevi un libro di Sabino Cassese. Sabino Cassese è un giudice della Corte Costituzionale, è stato professore di diritto amministrativo alla Sapienza. 1993 Sabino Cassese scrive un libro, Lo Stato Introvabile, sono 80 pagine. Che cosa dice Sabino Cassese in quel libro? Dice: l'amministrazione dello Stato, e ci mettiamo anche la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, tutto il resto, i carabinieri, tutto il resto, ha lo stesso numero di dipendenti, quasi come la Francia e quasi come la Germania, ma non è efficiente, non si trova, anzi Sabino Cassese diceva l'amministrazione pubblica, tutta affidata quasi nelle mani dello Stato, del potere centrale, è un elefante in una cristalleria, come si muove crea dei problemi. 1993, poi sapete che agli inizi degli anni 90 l'Italia ha vissuto quel periodo di crisi, di ulteriore crisi, insomma, Mani Pulite e tutto il resto, la delegittimazione della classe politica nazionale, per cui nella seconda metà degli anni 90, governo Prodi, quindi un governo di centro-sinistra, e ministro delle regioni Franco Bassanini, autorevole esponente, allora non so se c'era il PDS, insomma, comunque, centro-sinistra, decisero appunto di approvare delle leggi, cosiddette riforme Bassanini, per spingere proprio l'acceleratore al massimo verso il decentramento. Quelle leggi, bene o male, sono state poi inglobate nella riforma costituzionale del 2001. E ci sono tanti aspetti importanti in quella riforma costituzionale, ne potremmo parlare, ma in fondo è il mio corso che io tengo per un anno intero con i miei studenti. La competenza legislativa, la competenza amministrativa, l'autonomia finanziaria, ci sono tanti aspetti. Ma noi questa sera, in quella riforma del titolo quinto della Costituzione, ci fu anche questo articolo.
l'articolo 116, terzo comma. Che cosa non attuato? Quindi lo diciamo subito, non è stato ancora attuato. Dal 2001 al 2023, sono 22 anni, quell'articolo ha, come dire, ha fatto discutere molto, ha creato dibattito, insomma, diciamo, io personalmente avevo scritto un libro nel 2006, un libro collettato nel 2006 sulle asimmetrie regionali, ma non è stato mai attuato. Adesso c'è una situazione nuova. La situazione nuova di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, che cosa prevede prima di tutto questo articolo della Costituzione? Prevede che le regioni ordinarie pure si possano differenziare, possono avere altre competenze, altri poteri, secondo una procedura che è in parte prevista nella Costituzione, ma come sapete la Costituzione è a maglie larghe, poi sono le leggi che danno attuazione ai principi costituzionali, però in effetti era una novità importante in Italia, cioè le regioni ordinarie, anche la Calabria, o la Basilicata, o la Lombardia, o tutte le regioni, le 15 regioni ordinarie, potevano avere maggiori competenze. Se era, come dire, se l'avessero chiesto, se era necessario, doveva seguire determinate procedure. Tutto fermo. Tutto fermo anche perché, voglio dire, i primi accenni di dare attuazione a questo articolo della Costituzione, alla differenziazione regionale, ci furono nel 2005-2006. La Regione Toscana continua a chiedere anche adesso maggiori competenze in materia di beni culturali. Il presidente della Regione Toscana, Gianni, PD, quindi voglio dire centro-sinistra, non di centro-destra, dice in fondo sui beni culturali l'amministrazione regionale, l'amministrazione della Regione Toscana ha maturato una certa competenza, per cui in Toscana alcuni musei restano chiusi la domenica. Se fossero di competenza della regione, probabilmente noi verremmo incontro a flusso turistico e a tutto il resto. Ma insomma, però 2005-2006 forse non era ancora il momento. Poi la crisi economica del 2007-2008 ha azzerato tutti questi tentativi e siamo arrivati a più o meno, non dico ad oggi, ma a ieri, perché alcune regioni hanno spinto di più per avere maggiori competenze. E allora il problema dell'articolo, perché stiamo parlando di un articolo della Costituzione, di quel titolo quinto, il problema di quell'articolo, il 116 terzo comma, è che dà la possibilità alle regioni ordinarie, quindi in teoria anche alla Calabria, di avere maggiori competenze, però come dire, si devono stabilire delle regole precise, si devono seguire delle procedure e soprattutto, e qui è il punto reale su cui eventualmente insomma possiamo discutere pure questa sera, soprattutto ci devono essere delle garanzie. Quali sono le garanzie che ci devono essere o ci dovrebbero essere? E che vi dico, non ci sono nel disegno di legge Calderoli, perciò io sono, vi ho subito rappresentato questa mia contrarietà al disegno di legge Calderoli, pur essendo un regionalista, pur essendo convinto che bisognerebbe spostare verso il basso i poteri. E le garanzie quali sono? Le garanzie sono degli altri principi costituzionali che ci sono previsti in Costituzione. Me ne dico soltanto due: uguaglianza e solidarietà. Uguaglianza e solidarietà sono due principi cardine della nostra Costituzione e l'avevano ben in mente in Assemblea Costituente, i nostri padri, le nostre madri costituenti, che l'uguaglianza, che è un paese civile, è un paese che, come dire,
ha una visione, prima parlavamo della visione, che vuole guardare lontano, deve essere un paese che bene o male deve, non dico azzerare le differenze, perché è difficile azzerare le differenze, d'altra parte siamo diversi, e quindi perché, ma deve fare in modo che queste differenze non aumentino. E quindi, diciamo, nello sviluppo economico, ma anche nello sviluppo, diciamo, degli elementi, delle dinamiche sociali, questo paese vada avanti tutto assieme e non in un certo senso in modo diseguale. Questo è un paese civile a cui pensano i nostri padri costituenti. Qual è il problema? Il problema è che questo disegno di legge, il disegno di legge Calderoni, che io ho qui, approvato il 2 febbraio dal Consiglio dei Ministri e di cui l'altro ieri è stato presentato nella conferenza delle regioni e nella conferenza unificata in cui ci sono anche gli enti locali, questo disegno di legge non rispetta né la solidarietà e nell'uguaglianza. Per quale motivo? E qui ci sono delle cose tecniche che, insomma, è difficile, perché poi veramente bisogna andare nei particolari per comprendere bene dov'è il problema e dove sta il problema. A leggere, naturalmente, se noi leggiamo questo disegno di legge, le finalità e tutto il resto, semplificazione, accelerazione procedimentale, sburocratizzazione, chi non la vuole? Quindi ci mancherebbe altro. Sulle finalità, e a un certo punto si dice anche pieno superamento dei divari territoriali, ma ci mancherebbe altro, lo vogliamo. Ma in che modo? Vedete, sia nella Costituzione precedente, sia nella riforma del titolo quinto, diciamo del 2001, erano previsti che lo Stato, quindi lo Stato centrale, era il garante dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali. I diritti civili in realtà normalmente sono di competenza dello Stato centrale, ma i diritti sociali, sanità, trasporti, in parte anche la previdenza, in parte anche l'istruzione per quanto riguarda alcuni aspetti, l'edilizia e tutto il resto, sono competenze delle regioni, però il garante è lo Stato. Il garante in questi diritti, nei livelli essenziali, nei livelli, diciamo, che non si può andare al di sotto di questi livelli, il garante è lo Stato. Un cittadino di Enna o di Bolzano deve avere le stesse garanzie per quanto riguarda i diritti sociali. E questo è previsto, lettera M, articolo 117, secondo comma della Costituzione. Lo Stato è garante. Qual è, lo strumento tecnico di questa garanzia dello Stato? Se ne sta parlando molto in questo periodo, per cui si usa questo acronimo, insomma si usa anche nelle trasmissioni televisive, lo uso anche io, i famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Questi sono, diciamo, il criterio, lo strumento con cui lo Stato garantisce che i livelli essenziali siano gli stessi. Lo sappiamo che non è la stessa cosa, lo sappiamo benissimo che se entriamo in un ospedale in Calabria e in un ospedale in Emilia-Romagna, parlo insomma di una regione, ci rendiamo conto subito della differenza, eppure la titolarità delle competenze in materia sanitaria sono le stesse, perché uno può dire provincia di Trento o Friuli Venezia Giulia sono regioni a stato speciale, hanno maggiore autonomia, sono riusciti a implementare un servizio sanitario migliore perché hanno maggiore autonomia, ma la regione Lombardia e la regione Calabria hanno le stesse competenze in materia sanitaria, ma
se hanno la stessa titolarità delle competenze, è la gestione delle competenze che crea la differenza. E se la gestione di quella competenza crea delle differenze adesso, immaginate che cosa succederà se invece quelle regioni, per vari motivi, adesso insomma io non posso nemmeno dilungarmi, ma indubbiamente sono andata avanti nei servizi pubblici, nella gestione dei servizi pubblici, immaginate che cosa succederà dopo, quando avranno competenze ancora maggiori. Quindi quella differenziazione, quell'uguaglianza a cui facevo riferimento prima, e che bene o male l'articolo 3 della Costituzione garantisce l'uguaglianza dei cittadini, e poi ripreso anche nel titolo 5, quelle differenze certamente aumenteranno se dovesse essere attuato questo disegno di legge. Perché c'erano anche altri modi di attuare la differenziazione regionale. Ripeto, io penso che una differenziazione, non molto drastica, non molto radicale, ci potrebbe pure stare, ma non questa del disegno di legge Calderoli. Perché il disegno di legge Calderoli, qual è il problema principale? È che non garantisce i LEP, non li garantisce, dice di garantirli, però come qualcuno dice il diavolo si incunea proprio nei particolari, non li garantisce i LEP, il disegno di legge Calderoli. Allora, articolo 4, trasferimento di funzioni, dice, leggo testualmente il disegno di legge: il trasferimento delle funzioni con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie può essere effettuato secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese con le regioni soltanto dopo, attenzione, io non voglio fare il giurista che, come dire, sulle parole, come mi aggancio alle parole, però poi è questo il problema. Soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogno standard. Allora, se noi potessimo interloquire con il ministro Calderoli, naturalmente non lo possiamo fare, ma se noi potessimo interloquire, dovremmo dire, avremmo dovuto dire prima dell'approvazione di questo disegno di legge, non usare determinazione, usa che i LEP, cioè la differenziazione, può andare avanti se i LEP sono garantiti e sono finanziati. Allora, gli economisti fanno delle stime che io non so fare, quindi insomma io ho letto i resoconti di alcuni economisti. Gli economisti fanno delle stime. Per garantire, i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, in questo momento ci sarebbe bisogno di 100 miliardi. Noi abbiamo fatto una finanziaria a fine anno di 30 miliardi. Ci sarebbero bisogno, se lo Stato avesse questa disponibilità, di ulteriori 100 miliardi, e allora si potrebbero garantire i livelli essenziali delle prestazioni. E allora, una volta garantiti, e attenzione, finanziati, quindi che dice soltanto determinati, ma vi posso dire che sono determinati i livelli essenziali, e mi si dice in ogni regione ci devono essere tanti posti letto, e quindi questa è la determinazione dei livelli essenziali, ma se non mi garantisce quei posti letto negli ospedali, e se non li finanzia quei posti letto negli ospedali, io vi posso dire che ci sentiamo ancora maggiormente presi in giro da questa situazione. Cioè, sarebbe stato molto meglio non averlo, esplicitato in questo modo, perché questo ci prende veramente in giro. Dice, si può correggere, è un disegno di legge, sì, si può correggere, tutti i disegni di legge si possono correggere, ma intanto questa
questo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri perché c'erano delle elezioni regionali in vista e soprattutto queste elezioni regionali erano in Lombardia. Non tanto a Lazio interessa la differenziazione, ma alla Lombardia interessa molto la differenziazione. E quindi si sono garantiti con un ministro, possiamo dire, leghista, quindi in un certo senso un presidente della regione Lombardia leghista, si sono garantiti l'approvazione di questo disegno di legge. Ma a noi non ci garantisce questo disegno di legge, perciò io sono, ripeto, io ho fatto la premessa per dirvi, io non ho nessun pregiudizio. Ci sono dei miei colleghi che hanno dei pregiudizi, no, il regionalismo differenziato, il diavolo, no, io no. Io lo potrei pure ammettere, però non voglio essere preso in giro, come cittadino italiano, come calabrese cittadino italiano, non posso essere preso in giro. E allora veramente questo disegno di legge, come dire, è da rifiutare. Due, è stata una legge del 2009, quella sul federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che riguarda l'autonomia finanziaria, che prevedeva un fondo perequativo. Il fondo perequativo significa, bene o male, in tutti gli stati regionali e federali c'è un fondo perequativo, i territori, le istituzioni territoriali che hanno maggiori difficoltà e quindi hanno bisogno di maggiori risorse, e allora possono attingere al fondo perequativo. Tenete presente che nella vecchia Costituzione, quella che è stata riformata nel 2001, era esplicitato, come dire, quali erano i territori su cui si doveva andare a fare la perequazione. Era il Mezzogiorno e le isole. Ma se mi ricordo, qualcuno di voi si ricorda, come mi ricordo io, allora c'era proprio l'intervento straordinario, c'era un ministro per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, c'era la cassa per il Mezzogiorno, che poi è diventata l'agenzia per il Mezzogiorno, per cui era esplicitato che, come dire, la perequazione doveva essere fatta verso il Mezzogiorno. Adesso la riforma dell'articolo 119 dice verso i territori con minori capacità fiscali, ma ci rientriamo, noi ci rientriamo perché minori capacità fiscali le abbiamo pure noi. E allora, questo disegno di legge, per, come dire, rappresentare qualcosa di nuovo anche nel nostro ordinamento, anche nel nostro regionalismo, deve avere le garanzie. Le garanzie, l'ho detto prima, i LEP, che non devono essere determinati ma garantiti e finanziati, il fondo perequativo. Deve prevedere un fondo perequativo, perché lo sappiamo che purtroppo, io sono calabrese, come insomma la maggior parte o quasi tutti voi, e andiamo ad una velocità diversa rispetto ad altre regioni. Abbiamo bisogno di un fondo perequativo, abbiamo bisogno di una perequazione. Terzo aspetto che io vi dico, poi mi fermo così, casomai, però insomma non me ne vado, quindi possiamo discutere di questo. Ma terzo aspetto che vi volevo mettere in rilievo, si è parlato molto, si continua a parlare, il famoso PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Italia ha avuto la maggior parte delle risorse rispetto agli altri paesi, delle risorse finanziarie importanti. In più, perché questo? Perché siamo stati il paese colpiti per prima, adesso c'è questa inchiesta della magistratura, però no, naturalmente non vi voglio parlare di questo. Siamo stati il paese che è stato colpito più degli altri dal Covid, diciamo, quindi in un certo senso quello, il PNRR doveva servire proprio per rilanciare i paesi europei che, bene o male, avevano affrontato l'emergenza sanitaria. Ma il 40% dei fondi, delle risorse ingenti che ci sono state affidate, sono state affidate all'Italia, il 40% di queste risorse servono, devono essere spesi nel Mezzogiorno. Per quale motivo?
perché lo sanno benissimo a Bruxelles, la TAMB, vituperata Unione Europea, lo sanno benissimo che c'è una differenza enorme nello sviluppo economico, nelle dinamiche sociali, in tanti aspetti tra il nord e il sud. E allora il vincolo del 40% delle risorse del PNRR serviva proprio a questo. Questo gap, questa differenza che c'è tra nord e sud, cerchiamo di colmarla, cerchiamo di avvicinarla almeno. Se il regionalismo differenziato, il disegno di legge Calderone, lo dico così, che non voglio, perché il regionalismo differenziato è una cosa diversa, il disegno di legge Calderone non solo congela queste differenze, ma le aumenta anche, è in contraddizione con il PNRR. Non ci sono dubbi che è in contraddizione. D'altra parte, lo dobbiamo dire, così come ho detto prima, in fondo la riforma costituzionale è stata voluta da un governo di centrosinistra, la prima regione che aveva fatto già la convenzione con il governo Gentiloni, quando Gentiloni era presidente del Consiglio, è stata l'Emilia Romagna. Bonaccini forse lo ha danneggiato anche nella segreteria partito Bonaccini questo aspetto. Però le regioni che avevano già stipulato una convenzione con il governo nazionale sono state Emilia Romagna, Veneto, perché Zaia sollecita sempre più di Fontana, più del presidente della regione Lombardia, e il Veneto aspira ad avere tutte le competenze che adesso sono in materia concorrente, in cui ci sono tanti aspetti che veramente non possono essere gestiti dalle regioni, ma aspira ad avere. E la Lombardia, queste tre regioni sono tre regioni del nord, l'Emilia è nord pure, possiamo dire centro-nord, ma nord, quindi in un certo senso sono quelle che se ne avvantaggerebbero di più. E in realtà, se poi dopo le risorse dello Stato vengono congelate alla situazione attuale, anzi, vanno ancora di più a vantaggio delle regioni che si differenzieranno, c'è una contraddizione con il PNRR. Da una parte l'Europa dice deve essere destinato il 40% di tutte le risorse sul territorio del Mezzogiorno, e da un'altra parte invece spostiamo verso l'alto queste risorse. Ultima cosa e chiudo. Questo disegno di legge è stato approvato, come vi ho detto prima delle elezioni regionali. Lombardia, 2 febbraio, il disegno di legge delle regioni sono ottenute la settimana dopo. Benissimo. Normalmente un disegno di legge del governo, quindi questo poi è il governo che lo porterà in Parlamento, che riguarda le regioni, e questo è un disegno di legge sul regionalismo differenziato, quindi riguarda le regioni, riguarda direttamente le regioni, deve essere approvato dall'organo di raccordo tra regioni e Stato, cioè la conferenza delle regioni, che è l'organo di coordinamento delle regioni, e poi la conferenza Stato-Regioni. Normalmente i disegni di legge che riguardano le regioni passano prima dalla che è un organo consultivo, quindi, però passano prima dalla conferenza Stato-Regioni e dopo, diciamo, vengono approvate dal governo, e poi si passa un disegno di legge, quindi si passa al Parlamento. In questo caso no, chissà perché. Però la conferenza Stato-Regioni si è espressa 2 giorni fa, quindi la data del disegno di legge è del 2 febbraio, 2 giorni fa si è espressa la conferenza Stato-Regioni. Il risultato, l'avete letto sui giornali, in realtà le regioni hanno votato sì per la maggioranza delle regioni, tranne 4 regioni, che sono Emilia Romagna in questo caso, Toscana, Puglia e Campania, che sono le regioni, diciamo, del centro-sinistra. Quindi le regioni si sono divise per appartenenza politica e non per interessi territoriali.
presidente Occhiuto ha votato. Sì, dice, però non è una cambiale in bianco, queste sono le parole di Occhiuto, non so, le parole mie. Non è una cambiale in bianco. Noi, io ho votato sì per questo disegno di legge, ma voglio che si vengano attuati in lei. Ma se qui non è previsto nel disegno di legge, come facciamo a pretendere che vengano attuati? E dove sono i soldi poi soprattutto? Perché ripeto, io non sono un economista, sono un giurista, ma i colleghi economisti dicono almeno 100 miliardi per finanziare e garantire i LEP. Quindi, lo so che entro nella politica spicciola, ma insomma, e finisco qua. Forse il nostro presidente nel senso il presidente della Regione Calabria, avrebbe fatto bene a, diciamo, a pretendere qualcosa in più. Perché se dovesse essere approvato questo disegno di legge, quindi diventare legge questo disegno di legge Calderoli, come minimo si cristallizza tutto. Ma la prospettiva, diciamo, più probabile è che le differenze aumentino ancora di più. E quindi, tutto sommato, certo, non è interesse della Calabria, ma non è interesse nemmeno della Basilicata, nemmeno del Molise, dell'Abruzzo, per dire le regioni del sud che hanno votato a favore di questo disegno di legge, hanno votato per appartenenza politica, per orientamento politico, però il problema è che a un certo punto bisogna far valere anche gli interessi territoriali, perché la conferenza delle regioni è l'organo di raccordo delle regioni. Bene o male tutti i presidenti delle regioni fanno valere gli interessi della propria regione. In questo caso non è avvenuto. Ultimissima cosa, e poi mi fermo, combinazione, i comuni invece hanno votato contro. I comuni hanno chiesto di modificare questo disegno di legge. L'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, hanno chiesto di modificare questo disegno di legge. Per quale motivo? Ma secondo me non mi sto bene. Sotto il discorso di vedere lontano o di vedere vicino, di essere mio oppure di non esserlo. E i comuni, loro l'hanno espresso molto, diciamo, apertamente, hanno detto guardate che in questo caso sottraggono le regioni diventano più forti e sottraggono pure delle funzioni amministrative a noi comuni, che in realtà la riforma del titolo quinto della Costituzione, l'articolo 118, il principio di sussidiarietà, aveva, come dire, spinto le funzioni amministrative proprio verso il basso, verso il livello di governo più vicino ai cittadini, quindi ai comuni. Poi anche questo è stato attuato, insomma, in modo, ma se ne dovrebbe parlare. Però vi voglio dire, questo disegno di legge è passato con l'approvazione delle regioni, della conferenza delle regioni, ma i comuni e le province hanno chiesto di modificarlo. Non era mai avvenuto su un fatto così importante, e vi devo dire che normalmente anche la conferenza delle regioni si divide su base territoriale e non su base politica. Però questa volta evidentemente gli interessi sono importanti, significativi, per cui si è verificato questo. Quindi chiudo e poi insomma mi auguro che ci possa essere un dibattito, spero di essere stato chiaro per tutte le cose che vi ho detto. Io mi auguro che venga bloccato, non penso a manifestazioni, il segretario regionale della CGL calabrese, manifestazioni, però mi auguro che non vada avanti questo disegno di legge, perché se questo disegno va avanti, il disegno di legge Calderoli, è veramente un'interpretazione distorta del titolo quinto della Costituzione e dell'articolo 116 terzo comma, che ha il problema, ma come tanti altri articoli della Costituzione, il problema di essere a maglie larghe, ma queste maglie sono state riempite con un'interpretazione veramente molto di parte. D'altra parte
qualcuno potrebbe dire, ma un ministro della Lega che cosa deve fare? E quindi in un certo senso, però se un ministro della Lega riesce ad attrarre, a fare in modo che ci sia un consenso abbastanza diffuso anche nelle regioni del Mezzogiorno, questo si capisce di meno. E mi fermo qui, però naturalmente...